Abruzzo Book Festival mi ospita per la seconda volta con il mio ultimo libro, Personaggi Aquilani, edito da Archè, è uscito lo scorso dicembre, un percorso culturale, storico, architettonico attraverso i secoli che racconta proprio il tema dello sviluppo della città dell'Aquila e del suo territorio. 20 volti, 20 storie. Io sono Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice aquilana, vi accompagnerò in questo viaggio che parte da una figura emblematica come Sallustio, siamo nell'85-86 avanti Cristo. Sallustio deve i suoi natali proprio a un piccolo centro a pochi chilometri dalla città dell'Aquila Minternum, per arrivare poi a San Pietro Celestino con la perdonanza celestiniana. Va ricordato che l'Aquila conserva nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio la seconda porta santa al mondo dopo quella di San Pietro a Roma in Vaticano. E poi San Bernardino, il predicatore che fu affascinato dall'Aquila, qui morì. E gli aquilani ne furono rapiti proprio per il suo carattere emblematico e la sua figura ascetica. Tre donne da Sant'Agnese, a cui si deve la tradizione tutta aquilana, agnesina, del pettegolezzo e della critica costruttiva, e poi Marisa Bellisario, la manager italiana che rivoluzionò l'industria del paese a cavallo tra il 1970 e gli anni 80, e Margherita d'Austria con il palazzo che porta il suo nome e che è sede municipale. Margherita d'Austria a metà del 1500 inaugurò veramente una nuova fase di sviluppo sia culturale ma anche economico e sociale della nostra città. Per arrivare a Nino Carloni, dell'avvocato della musica a cui si deve la fondazione dei solisti aquilani, dell'orchestra sinfonica abruzzese, ma anche ad archistar come Renzo Piano con il suo auditorium donato all'Aquila dopo il sisma e alla grandiosa ed eccezionale Beverly Pepper che ha regalato alla città la Sculpture che si trova in questo parco verde e lussureggiante, il Parco del Sole a pochi passi dalla Basilica di Collemaggio. Molti personaggi che hanno caratterizzato lo sviluppo del territorio dalla fondazione della città intorno al XIII secolo per arrivare ai nostri giorni. Un racconto che tocca degli aspetti e delle sfumature storiche attraverso 20 schede letterarie accompagnate da fotografie in bianco e nero che raccontano proprio i luoghi legati a questi personaggi, alcuni nativi della città dell'Aquila, alcuni semplicemente che ne hanno respirato l'afflato nel corso della loro esistenza. Sono stata accompagnata in questo viaggio da un altro giornalista che ha curato la prefazione, vaticanista Mario Narducci, da appunto Daniela Dattrino, autrice degli Scatti in bianco e nero, e da Stefano Di Salvatore, avvocato ma anche presidente dell'Associazione dei Quarti Aquilani, che ha arricchito il libro con una descrizione della nascita della città e dei quattro quarti in cui è divisa. Bene, non vi anticipo di più, vi lascio alla lettura di personaggi aquilani.